Accettazione tacita di eredità. Ne hai mai sentito parlare? Ogni volta che prendo un incarico di vendita di una casa avuta in eredità, chiedo sempre agli eredi se hanno provveduto all'accettazione tacita di eredità. E sai cosa mi rispondono? Certo, abbiamo presentato la denuncia di successione. Ma non è la stessa cosa. Si crede erroneamente che presentando la dichiarazione di successione, in automatico si diventi proprietari dei beni ereditati. In realtà la dichiarazione di successione è per l'appunto una dichiarazione che non implica che voglio ereditare quei beni, sto semplicemente comunicando di essere un erede legittimo. Ma accettare l'eredità è un altro paio di maniche. Infatti la legge dice che l'erede ha 10 anni di tempo per accettare, rifiutare o accettare con beneficio di inventario nel caso di minore l'eredità. E perché si chiama accettazione tacita? Perché nel momento in cui l'erede decide di utilizzare o vendere il bene ereditato, significa che implicitamente l'ha accettata. E come si formalizza l'accettazione tacita? Semplice. Il giorno che farai l'atto di vendita del bene che hai ereditato, lo stesso notaio provvederà a trascriverne l'accettazione in conservatoria, previa consegna del certificato di morte, e il costo sarà a tuo carico, attualmente circa 500-600 euro. Ma devo pagare ogni volta che vendo le case ereditate? No, lo fai una volta sola e varrà per tutti i beni ereditati da quella persona. L'importante è che si trovino nello stesso territorio dove opera la conservatoria, altrimenti sì, ti toccherà pagare ulteriormente. E ti faccio un esempio. Hai ereditato dallo zio quattro case, due a Cagliari e due a Bologna, magari. Ebbene, pagherai l'accettazione due volte, per le case di Cagliari e per quelle di Bologna. Ah, esiste anche l'accettazione espressa, per quella si va dal notaio o in tribunale e si dichiara di accettare l'eredità. Ti sono stata utile? Hai domande? Metti un like al video e iscriviti al mio canale YouTube, così potrai seguirmi ed avere altre preziose pillole immobiliari.